È arrivato nello studio di storie italiane Michele Morrone. Bene, tu come stai? Grazie di essere grazie qui per la gioia delle nostre signore. Come va? Bene. Bene. Come stai? Ti sei appena svegliato? No. Ho fatto le ore piccole stanotte, però... Però ci sono, dai. Hai fatto le ore piccole per qualche motivo? Perché non dormivi? Eri insonne? O c'è qualche altra cosa? No, sono dietro, uscito, sono uscito con un amico, siamo andati in Piazza di Spagna, abbiamo chiacchierato un sacco. Ecco, perché ti è cambiata un po' la vita dall'ultima volta che tu sei stato qua nel nostro studio, no? Sì, che ero molto Intanto, più magro. Eri molto più pidi, 2-3 mesi, certo. E da Milano sei... arrivato e sono a Roma, trasferito a Roma a vivere, sì. E poi di colpo stai lavorando con Giancarlo Giannini, sto mi racconti con... tutto. Sì, come no? Come mai ti sei trasferito? Ah, mi sono trasferito perché in realtà per lavoro, perché non potevo più fare avanti e indietro Milano, Roma, Roma, Milano, Milano, Roma, e quindi sto girando questo film che si intitola Duetto, con Giancarlo, con il grande Giancarlo. Con Giancarlo Giannini? Sì. E, girato fra Rio de Janeiro, Copacabana e Polignano a Mare e Roma. Poi sto girando Copacabana e Polignano a Mare, io preferisco Polignano a Mare. Tutta la vita. Anche perché io sono di casa poi lì, quindi. E, sì, è un film. E con Giannini che ruolo. Tu che ruolo fai? Eccolo qua, guarda che belli che siete Eccolo. Insieme. Eccolo, che soggetto. Che tipo è? Dai, raccontami di lui. Giancarlo, la prima volta che lo conobbi, ci siamo conosciuti a... No, la prima volta ballando, in realtà. Ci siamo conosciuti sul set, no, non proprio sul set, alla riunione antecedente al set, film. Al film. E lui era zitto, seduto su una sedia, che ascoltava, c'era il regista che spiegava, vi ringrazio di avervi qua, questo cast bellissimo. Lui era lì che ascoltava, lui... Bene, in silenzio. A posto, silenzio. E devo dire che Giancarlo, passare 10 giorni sul set con Giancarlo per me equivale a 3 anni di accademia di recitazione. Cioè tu lo vedi... Davvero un grande attore, eh? Sì, ma veramente. Lo vedi sul set... Si presenta col suo copione, legge la scena, in silenzio. A posto, possiamo iniziare. Basta. Tutti gli altri attori che studiano la parte, che lui arriva. Lui gli dà prende, una letta. Lui dà una letta e va. Ti ha dato qualche consiglio? Sì, ma non posso dirlo in diretta. Perché? È un consiglio un po' piccante? Lui. La cosa bella è che lui mi raccontò, scusami, questo aneddoto di quando conobbe Marlon Brando. Si trovavano a New York e lui chiese a Marlon Brando: ma come si fa a diventare Marlon Brando? E Brando gli rispose: beh, io non leggo mai il copione prima di iniziare un film. Quindi lui va a canovaccio così. È interessante questa cosa qua, perché poi noi in realtà quando riceviamo una sceneggiatura siamo là, no, creiamo il personaggio, leggiamo, mettiamo degli appunti, Invece lui non leggo mai il copione. Senti, okay. Invece quando ha interpretato il Tritone... quando ha interpretato Ares... Che copioni hai letto? Perché... Ares... Ares è stato più che altro uno sforzo fisico enorme, perché poi per interpretare la parte di un personaggio mitologico, come appunto un tritone, una sirena. Cioè, ti basi su cosa? Su delle immagini, non esistono. Fino a prova contraria. E quindi l'immagine di un tritone è forte, no? All'inizio, quando esce dall'acqua questa figura... Dai, vediamoti. Ce l'abbiamo, abbiamo tutto. Ares, ma che fai?
Perché ti vesti? Per fare un giro sulla terra. Mia madre ti ha dato il permesso. E Yara lo sa. Irene, ascoltami. Io qui sott'acqua non ce la faccio più. Mi sembra di non contare niente. Marika e Yara non mi fanno neanche parlare. E quindi che fai? Ci lasci? Ho bisogno di un po' di tempo per me. Ma poi lo sai che sulla terra i maschi sono importanti tanto quanto le donne. Tutte che guardavate, eh? L'acqua! Guardavate l'acqua! Noi abbiamo potuto mandare tutte le immagini, eh? Che poi c'è da dire, Ele, che... Siamo in fascia protetta qui, eh? Che dopo, dopo questa serie che girai, per i 5-6 mesi successivi non ho preso i lavori, perché mi presentavo il casting, dicevo, dove vai a fare i film di Rambo, grosso così? E quindi ho dovuto... togliere tutto questa armatura che mi ero creato per appunto per creare questo personaggio, no? E piano piano poi. E poi e da lì sono passato. Perché è un elastico? Come facevi? Beh, il corpo è un elastico. Dimagrire così? Beh, sai. Ti eri preparato? Beh, il bello del nostro lavoro è anche. Sì, certo, ho fatto una preparazione fisica non indifferente, palestra, cose che poi fra l'altro. E poi c'è stato il salto con Bar Giuseppe. Questo film che uscirà a settembre al cinema, dalla regia di Giulio Base, Nicola Nocella, Ivano Marescotti che interpreta mio padre, è stato l'esatto opposto, nel senso che sono dovuto dimagrire a livelli estremi, tant'è che quando poi ci siamo visti nell'intervista, quando è stato qualche mese fa ero magrissimo. Quindi, e questo è anche il bello del nostro lavoro, cioè cambiare anche a livello fisico, non solo... Però va sempre bene, giusto? Magro, sempre a posto.